gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a un nuovo episodio del diario di bordo del capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. E benvenuti amici in questa nuova puntata della mia rubrica. Si torna di nuovo nei regni di Age of Sigmar e parleremo di una delle fazioni più spaventose del gioco. Questa sera vi parlerò dei Nighthaunt, o come sono ormai conosciuti in lingua italica, gli abitatori della notte. Un paio di precisazioni: per questo video utilizzerò i nomi in inglese di truppe e personaggi per far sì che chiunque di voi possa ricollegare facilmente il personaggio o l'unità di cui sto parlando alla singola miniatura. Scorreranno anche delle immagini dei suddetti personaggi o miniature durante tutto il video. Contrariamente ai classici video che faccio di solito, quest'oggi vi voglio parlare dei Nighthaunt in una maniera diversa. Perché, bene o male, la lore generica, di cui vi farò un estratto, sia già molto conosciuta, la parte più bella e più interessante dei Nighthaunt è il background, le informazioni sulle unità stesse, perché il fulcro di quello che è la caratterizzazione, la peculiarità di questo esercito risiede nella singola storia di ogni tipo di unità o personaggio. Perciò, senza ulteriori indugi, iniziamo il nostro viaggio. I Nighthaunt sono apparsi per la prima volta sui campi di battaglia nel mondo di Age of Sigmar dopo l'avvento del necrosisma, che ha scosso i reami mortali e ha liberato all'interno delle piane e dei regni di esistenza del mondo di Age of Sigmar l'energia di Shaish, del regno della morte, dove i fantasmi erano delle apparizioni poco frequenti o comunque poco numerose, si sono trasformate in una delle armate principali delle schiere della Gran Alleanza della Morte, lo strumento con cui Nagash conquista e vince le battaglie utilizzando il terrore e la paura. Questi sono i Nighthaunt, armate di spettri, ognuno con una propria peculiarità, perché ogni spettro in realtà sta vivendo una sorta di contrappasso, una punizione per i crimini o le mancanze che aveva avuto o aveva compiuto in vita. È proprio qui che sta la particolarità di questo esercito ed è proprio per questo che vi parlerò singolarmente di ogni personaggio e di ogni unità, iniziando assolutamente con la sovrana indiscussa di tutti gli abitatori della notte, cioè i Nighthaunt, lo specifico di nuovo, Lady Olinder, la Mortarca del Dolore.
Per chi di voi è approdato in Age of Sigmar seguendo il vecchio mondo nelle End Times, il termine Mortarca è sicuramente un termine familiare. Già all'epoca della fine del vecchio mondo, Nagash aveva diversi Mortarchi, 9. Di questi 9 Mortarchi, alla fine solo 3 ebbero una miniatura ufficiale, se non contiamo Heinrich Kemmler o Vlad, che avevano già delle loro miniature, ma non come ruolo di Mortarca, ma miniature generiche. 3 di questi Mortarchi e i loro Dread Abyssal sono sopravvissuti, in un certo senso, alla distruzione del vecchio mondo e sono arrivati nelle terre dei reami mortali. Stiamo ovviamente parlando di Arkhan, il Mortarca del Sacramento, Neferata, la Mortarca del Sangue, e il grande, l'unico, il migliore di tutti i von Karsten, Manfred von Karstein, Mortarca della Notte. Sono stati i primi Mortarchi che hanno visto, che hanno combattuto, che hanno seminato morte e distruzione nei reami mortali, poiché Nagash, arrivato nel mondo di Aos, li ricreò dai propri ricordi e dai propri pensieri, dandogli comunque una vita propria e un'indipendenza quasi totale dal suo potere. Per molto tempo, soprattutto nella prima edizione, i Mortarchi sono rimasti questi 3, ma già si vociferava, come anche prosequio del background del vecchio mondo, che Nagash avesse degli altri Mortarchi nascosti. Uno di questi, il quarto Mortarca, o il primo dei nuovi Mortarchi, arrivato dopo i 3 che ho già nominato, è appunto Lady Olinder, la Mortarca del Dolore. Lady Olinder è la sovrana indiscussa di tutti gli eserciti dei Nighthound. All'interno dei Nighthound non ci sono lotte di potere, non ci sono esseri che tentano di spodestare Lady Olinder, perché lei, creatura di Nagash, è stata messa da Nagash stesso a guida delle schiere dai Nighthound, e così sarà finché rimarrà in vita, cosa che ovviamente sarà in maniera eterna, perché essendo una non morta può tornare sempre in vita. Lady Olinder, come praticamente tutto il resto delle creature che compongono questa armata, era in origine una regina umana, una regina dal grande acume strategico, ma una regina soprattutto molto approfittatrice della situazione, molto machiavellica e soprattutto molto disposta a un qualsiasi mezzo più pur di raggiungere il potere. Durante la scalata al potere supremo nella sua vita, cioè quella di diventare regina, non si fece mai scrupoli nell'uccidere i suoi avversari politici, fingendo sempre del finto cordoglio ad ogni morte, ad ogni perdita per il regno. Tant'è che, pur di diventare regina e unica sovrana indiscussa del regno di Dolorum, della città di Dolorum, uccise anche, in circostanze misteriose, il suo promesso sposo e il suo suocero. Così salì al potere, ancora con le vesti da sposa e il velo davanti al volto, fingendo un dolore straziante per la perdita che aveva subito, ma in realtà sogghignando sotto il velo bianco. Ovviamente tutto questo non era minimamente sfuggito a Nagash, che, come farà, ripeto, per tutti i Nighthound, quando decise di trasformarla nella propria Mortarca del Dolore, le diede, applicò a lei appunto la legge del contrappasso di dantesca memoria. Quindi, visto che lei aveva usato tutti i mezzi possibili e immaginabili per raggiungere il proprio scopo e aveva coperto le sue malfatte, celandole
davanti a un velo di finta tristezza, Nagash la resuscitò come spettro che incarna la tristezza, il cordoglio, il dolore della perdita davanti alla morte. Lady Olinder è quindi adesso fisicamente, per quanto possa essere fisico, avere tangibilità fisica, uno spettro, è come se fosse un elementare del dolore, è un essere che è in costante dolore, soffre veramente, è in continuazione, incessantemente, il dolore che lei fingeva di provare in vita, e questo suo dolore eterno è anche il potere più terribile della Mortark del dolore. Si dice che quando tra un singhiozzo e un pianto straziante, un urlo di dolore, la Mortarca Lady Olinder decida di sollevare con le proprie mani ossute il velo da sposa che le copre il volto, nessun mortale può rimanere in vita quando posa lo sguardo sul teschio di Lady Olinder e quando sente le proprie urla strazianti. Dove passa Lady Olinder, la terra muore, i suoi lamenti acquisiscono una fisicità che possono ferire la carne, a fare appassire le piante e uccidere all'istante le creature viventi più deboli. Essendo quindi una specialista del dolore, anche concentrata e anche specializzata nelle strategie di terrore e di panico che utilizza per vincere le sue battaglie in nome del sommo necromante. Lady Olinder è accompagnato dalle sue ancelle che la seguivano durante il finto matrimonio e che anche nella morte continuano a seguirla, portando sempre con lei dei doni, uno scrigno e una clessidra che quando vengono aperti o rotti hanno il potere di gelare il tempo per qualche istante, facendo sì che la vittima prescelta di Lady Olinder non possa far altro, con la coscienza però ancora vivida, non possa far altro che osservare senza immobile, mentre la Mortarca del dolore gli strappa via l'anima, l'ennesima anima che decide di donare al sommo necromante Nagash. Attenzione! Proprio come il Mortarca della Necropoli e Orfeon Katakross, anche Olinder non ha delle mire espansionistiche che portano a soverchiare il potere di Nagash e a prenderne il posto, così come tentano con una finta libertà Manfred, Neferata e anche a volte il servo prediletto di Nagash, Arkhan. Non ha nessun tipo di mira espansionistica verso il potere del sommo necromante, ma ormai ha abbracciato il suo ruolo di avatar del cordoglio e strappa le vite degli esseri che vivono nei reami mortali con sommo piacere in nome del gran necromante. Gli altri personaggi con nome delle schiere degli abitatori della notte sono anch'essi famosi per le loro malefatte in vita e nella non vita. Visto che abbiamo parlato di Lady Olinder, non possiamo di certo mancare di parlare di Kurdos Valentian, il suo sposo nella morte. Kurdos Valentian è una visione terrificante per i suoi nemici. Questo spettro si sposta su un trono fluttuante accompagnato da due araldi che lo seguono ovunque. In vita Kurdos era un re meticoloso, un re che raggiunse il potere tramite sotterfugi, tradimenti, avvelenamenti e intrighi. Raggiunse il potere e anche lui, come Olinder, uccise dei suoi familiari per raggiungere al titolo di re, uccise appunto i suoi fratelli tramite machiavelliche macchinazioni.
Nagash apprezzò sicuramente il gesto di e l'ascesa al potere di Curdos Valentian, ma quando decise dopo la morte di prenderlo e trasformarlo nel re dei Night Haunt, anche qui lo riplasmò con un macabro senso dell'umorismo, nel senso che la punizione che venne inflitta a Curdos non era una, ma bensì due. Innanzitutto, lui che si era vantato in vita di essere un perfetto stratega, le cui strategie avevano portato anche alla morte dei fratelli e alla conquista del trono, sarebbe stato continuamente perseguitato e accompagnato dagli spettri dei fratelli uccisi, che in realtà erano stati riplasmati come suoi arauti. Ma invece che cantare le lodi di Re Valentian, i suoi araldi lo prendono in giro costantemente, sminuiscono ogni suo successo e praticamente fanno di tutto per farlo innervosire, per ridicolizzarlo alle orecchie degli avversari. Quello che viene però ridicolizzato dalle orecchie all'udito degli avversari in realtà poi diventa terrificante per gli occhi degli avversari, perché Curdos, che aveva in vita preferito l'intelletto alla forza bruta per raggiungere i suoi scopi, si trova costretto dalla maledizione di Nagash a non poter più utilizzare il suo intelletto. Il suo intelletto non viene più considerato nel campo di battaglia, proprio perché viene costantemente deriso. È l'unico modo che lui ha per sfogare questa frustrazione perpetua è quella di agitare il suo gigantesco scettro e schiacciare quanti più avversari, quanti più nemici in nome di Nagash. Anche Lady Olinder, a volte, nonostante sia il suo sposo, non prende troppo in considerazione Curdos Valentian, tranne che nei momenti in cui è lei stessa che decide di chiedere consigli strategici al re, che invece che urlare ordini e strategie come faceva in vita, bisbiglia sottili sotterfugi e machiavellici macchinazioni alle orecchie della Mortarca del Dolore. Tutto ciò, quindi, che erano i suoi roboanti ordini in vita, sono stati sostituiti dalle urla di frustrazione, di quella frustrazione eterna che Curdos vive nella sua non vita. Non tutti però i Night Haunt sono scontenti della loro rinascita come servi di Nagash. Aulroch l'Annegatore, ad esempio, era una persona terribile, una persona malvagia già in vita, che offriva passaggi, fingendo buon cuore sul suo traghetto, a ignari passanti, a persone che non potevano permettersi di pagare la traversata, per il gusto di affogarli, di vederli annegare, di vedere le loro urla soffocate dal gorgoglio dell'acqua. Quando Aulroch morì perché venne scoperto dagli abitanti del suo villaggio e affogato lui stesso come vendetta per tutte le anime che aveva portato via, Nagash vide in lui un uomo che aveva capito l'importanza della morte fino a se stessa, l'importanza di strappare le vite degli esseri viventi per mandare le anime direttamente al sommo necromante. Per questo, nel resuscitarlo, non gli diede in realtà una vera e propria punizione, ma anzi lo benedì con la vita eterna per continuare a fare quello che faceva in vita, senza doversi più nascondere dietro a una maschera di finto buonismo. Oltre ad Aulroch, l'altro personaggio importante che ha un nome delle schiere dei Night Haunt è Reykenor, il Tetro Araldo. Reykenor era in vita uno stregone dal sapere immenso che si era interessato nella magia di Shaish per provare a diventare uno stregone, un utilizzatore del vento della morte più potente di Nagash stesso, per riuscire a dare a lui e alla sua popolazione il dono della vita eterna, cosa che ovviamente a Nagash non piaceva assolutamente.
morte, e quindi quando lo uccise personalmente, perché Nagash uccise personalmente Reiknor andandolo a trovare di notte, strappandolo con le sue mani ossute dal letto durante il sonno, lo trasformò invece in un tetraraldo, in un mietitore, in un assassino. Reiknor, che in vita aveva cercato più e più volte di trovare un modo per porre un fermo alla morte, in realtà adesso era diventato l'esecutore, l'assassino prezzolato al soldo di Nagash, con il compito di strappare via tutti quegli studiosi, tutti quegli stregoni che provavano a scappare dalla morsa definitiva del sommo necromante. Chiunque tentasse di fuggire alla morte si incontrava sicuramente la fine per mano della falce di Reiknor. Le schiere dei Night Hunt, dopo i personaggi famosi di cui vi ho già parlato, hanno tantissimi personaggi, diciamo così, singoli di classe eroe a livello di gioco, che hanno ognuno una storia diversa che andrò brevemente a raccontarvi. Tra le aggiunte più recenti delle armate dei Night Hunt abbiamo i Krugaxt Excruciator, o Malospettri Torturatori in italiano. Anche questi, come Ulrak, sono degli spettri che in realtà godono e sono contenti della benedizione che Nagash gli ha dato nella vita. Questi vengono generati dalle anime delle persone morte sotto tortura, morte all'agonia, sia che essi avessero resistito alle torture e non avessero rivelato i segreti per cui venivano torturati, sia che essi alla fine decidessero di cedere alle torture e rivelassero i segreti, mettendo così a repentaglio la vita di coloro che si erano affidati al loro silenzio. Qualunque sia la fine comunque che incontrarono sulla Forco durante la tortura, ciò che resta di questi spettri in realtà è semplicemente il desiderio di vendetta e di causare agli esseri viventi quella sofferenza infinita che loro avevano provato durante la tortura. È per questo che Nagash, quando li ha riforgiati, ha mantenuto all'interno di questi spettri non solo questo odio e questo desiderio di vendetta, ma anche il ricordo di tutte le torture, di tutti gli strumenti di tortura che gli erano stati utilizzati addosso quando erano in vita, in modo che essi stessi, nella non vita, possano utilizzarli per torturare a morte e uccidere i nemici del sommo necromante. I Cavalieri dei Sudari, o Knights of Shroud, invece sono degli spettri maggiori che vengono creati da Nagash dalle anime di quei generali che, dopo grandi discorsi verso le proprie truppe per alzare il morale, si sono alla fine rivelati dei codardi, perché davanti alla sconfitta di fronte alle armate di Nagash hanno abbandonato i propri soldati e hanno deciso di salvarsi la vita da soli. Questo per Nagash in realtà non è un vero e proprio difetto, ma più un segno di avvedutezza, perché hanno capito che non potevano sconfiggere la potenza del sommo necromante, perciò lui preleva queste anime, ne mantiene i desideri più egoistici e li trasforma in Cavalieri del Sudario, che spesso e volentieri sono accompagnati da altri spetti noti come Dreadblade Harrows, che non sono altro che gli spiriti trasformati in abitatori della notte, in Night Hunt, di quei sottoposti che videro il proprio generale tradire le proprie truppe e, invece di fermarlo e inchiodarlo al proprio dovere, lo seguirono nella fuga per avere salva la vita. Anche loro adesso sono trasformati negli spettri legati
ai propri destrieri che, proprio come in vita erano stati inconsistenti nel loro dovere, sono adesso inconsistenti nella forma fisica e hanno la possibilità di fuggire, di teletrasportarsi da un lato all'altro del campo di battaglia, esattamente proprio come in vita spronarono i propri destrieri per dileguarsi il più velocemente, sparendo in batter d'occhio dalla vista delle truppe che irrimediabilmente venivano poi trucidate dalle armate del sommo necromante. Sempre all'interno di questo tipo di spettri cavalieri, rientrano anche le Hexwraith, o spiriti dannati, che in vita erano dei cavalieri integerrimi, ligi al proprio codice, con l'unico difetto che mettevano sopra ogni necessità le proprie necessità e quelle del proprio destriero. Come punizione, Nagash adesso li ha trasformati in cavalieri che non fermano mai la propria carica, che non scendono mai da destriero e che mietono le vittime degli altri cavalieri che fingono, diciamo, quest'ombra di benevolenza totale. Loro sono lì per mieterli con le loro falci infuocate. Tra gli spiriti maggiori ne rimangono ancora di 6 tipi delle armate di Nighthaunt, 2 dei quali erano già conosciuti fin dai tempi del vecchio mondo, cioè le Banshee delle tombe e le Ombre dei tumuli. Le Banshee delle tombe sono le anime di donne tradite, morte per colpa del tradimento dei propri cari o dei propri amati, a cui Nagash ha deciso, invece che alleviare la sofferenza, di centuplicarla, trasformandole in dei fantasmi che non possono far altro che sfogare il proprio dolore eterno con delle urla strazianti. Le Ombre dei tumuli invece sono degli esseri che sono molto simili a quelli che adesso vengono chiamati Grimghast Reapers, ma in realtà sono dotati di un loro intelletto. Sono dei non morti maggiori difficili da vincolare, che vengono creati dalle anime di assassini che si erano coperti di efferati crimini e che continuarono per la loro vita ad uccidere senza nessuna discriminazione, oppure di personaggi che avevano accumulato un'enorme mole di sapere nei metodi per meglio togliere la vita agli esseri viventi, che le avevano tenute per sé. Questi esseri vengono trasformati da Nagash nelle Ombre dei tumuli, o in inglese Cairn Wraith, per mietere con intelligenza e con dei compiti ben predisposti le anime dei personaggi più pericolosi che si frappongono tra Nagash e i suoi desideri di conquista. Di new entry invece, di fantasmi che fanno il fulcro dei comandanti delle armate dei Nighthaunt, abbiamo altre figure. I guardiani delle anime sono degli spettri nati da stregoni che si erano interessati in maniera morbosa della necromanzia, ma che alla fine, spaventati del potere che avevano accumulato, lo avevano abbandonato. Nagash trasforma questi rinnegati della magia della morte in ricettacoli viventi di quell'energia necromantica che avevano rifiutato nella vita, e li utilizzano quasi come un faro per attirare le anime dei defunti a Nagash, che per poi essere trasformate in Nighthaunt. Gli Spectre of Torment, gli spettri del tormento, e i Chaingast sono invece degli spettri che vengono da uno specifico al di là noto come la Grande Prigione. In questo al di là, gli spettri del tormento e gli Spectre of Torment sono i carcerieri prefissati, sono coloro che controllano le operazioni di questo gigantesco carcere sovrannaturale. Si butta
buttano nella mischia del campo di battaglia brandendo delle catene con dei giganteschi lucchetti. Ognuno di questi lucchetti è grande come la testa di una mazza chiodata, e gli spettri del tormento li utilizzano ridocchiando con soddisfazione per schiacciare letteralmente i nemici e assorbirne l'anima. Più che un mero strumento di morte, una mera arma contundente, la vera cosa terrificante di questi lucchetti è che sono dei lucchetti maledetti che hanno il potere di intrappolare le anime che vi vengono risucchiate all'interno, tant'è che nemmeno gli spiriti degli Stormcast Eternal, che alla morte vengono quasi istantaneamente teletrasportati ad Azir per essere rifugiati, se vengono uccisi dalle catene di uno Specter of Torment, vengono subito intrappolati nei loro lucchetti e non hanno la possibilità di tornare ad Azir per essere riforgiati. Rimangono a soffrire i patimenti dei Nagash finché lo spettro del tormento che li ha catturati continua a calcare i campi di battaglia. I Chaingas, o gli spettri delle catene, sono gli assistenti degli spettri del tormento e sono generati dalle anime di colore che hanno vissuto la prigionia in maniera traumatica e che, pregando gli dei per avere una salvezza, lasciarono Nagash al di fuori delle proprie preghiere. Per questa mancanza, questa offesa, Nagash li trasforma in degli spettri dal volto coperto, così che loro non possano vedere nemmeno da morti la libertà, come se fossero costantemente in prigione, e sfogano la loro frustrazione brandendo le catene che li imprigionavano da vivi. Un altro spettro importante, spettro maggiore, è il Lord Executioner o Lord Boya. Il Lord Executioner in realtà in vita era quasi una figura buona, non erano altri che quei boia che decapitavano o comunque compivano la sentenza di morte verso i criminali che avevano portato male e alla società dei reami mortali. Il problema è che alla lunga, per fare questo lavoro, molti di questi boi iniziavano quasi a trarne un piacere e soprattutto iniziarono a sentirsi al di sopra della legge e a iniziare a dispensare sentenze e condanne a morte senza regolare processo. Nagash li ha quindi trasformati, prendendo quest'ultima parte del loro peccato e trasformandoli nell'essenza della loro vita stessa. Quello che i Lord Boy adesso fanno è dispensare condanne a morte a chiunque si dimostri nemico del sommo necromante. In coda alla lista degli spettri maggiori abbiamo l'ultima giunta delle armate di Nagash, noto come Scriptor Mortis. Lo Scriptor Mortis è questo spettro gobbo che si porta dietro un libro e un piccolo scrittoio per poter annotare i nomi di coloro che si rivelano importuni e irrispettosi verso Nagash, segnandolo e condannandolo a morte a distanza. Gli Scriptor Mortis in vita erano dei cronisti che avevano giurato a se stessi che anche a costo della morte avrebbero sempre raccontato la verità. Nagash ovviamente li resuscita e li prende in giro, costringendo le anime di questi personaggi trasformati in Scriptor Mortis a redigere delle bugie, a riscrivere la storia nei tomi di Nagash, facendo passare Sigmar per criminale e Nagash per salvatore. Salvatore assoluto dei reami mortali e unico vero dio da venerare. Le schiere, dopo tutti questi personaggi dal passato terrificante e dai poteri incredibili, le schiere dei Nighthound sono piene comunque di soldati tra virgolette semplici, che in realtà hanno diversi modi per portare il terrore e uccidere i nemici di Nagash, portando così quindi la gloria del sommo necromante.
morte. I livelli più bassi di spettri, il livello più infimo di spettri di un'armata di Night Hound sono le Spirit Host o le Orde di Fantasmi, che non sono altro che un conglomerato guidato solo dall'odio e dal desiderio di infliggere dolore alle generazioni future. Di spettri che giravano già all'interno dei reami mortali fin dall'albore della loro nascita, fin da molto prima del necrosisma. Sono degli spettri che hanno vissuto per così tanto tempo che ormai non hanno che un barlume della loro intelligenza e non sono altro che quasi come un nugolo di insetti spettrali che però hanno un unico scopo. L'unica cosa che riescono a ricordare è quella di uccidere e vendicarsi degli esseri viventi. Sopra le Spirit Host, le Orde di Fantasmi, ci sono i Chain Rasp o gli Spettri delle Catene, che sono i soldati principali, i pedoni principali della grossa scacchiera dell'esercito dei Night Hound. Combattono con mazze, armi, qualsiasi cosa possano trovare in giro per i reami mortali per vendicarsi sugli esseri viventi del patimento che gli fa vivere Nagash ogni volta, perché gli spettri delle catene sono nati da quelli persone morte, prigioniere o morte incatenate, che speravano, sognavano una liberazione in un al di là meraviglioso, dove finalmente avrebbero potuto avere della pace dopo tutti i dolori vissuti in vita, cosa che invece non succede, perché Nagash prende esattamente le persone che in punto di morte fanno questo desiderio e le trasforma in Chain Rasp, prolungando in eterno il loro dolore. Dolore e frustrazione viene provata anche dagli spettri mietitori, i Grimghast Reapers, che in vita erano delle spie, degli assassini che praticamente che usavano veleni o altri sotterfugi per raggiungere i propri scopi, per uccidere i propri avversari politici, per uccidere dei parenti scomodi, senza mai addossarsi la colpa. In vita invece Nagash li benda, quindi li copre, li rende ciechi a ciò che succede davanti a loro, in modo che essi non possano più programmare mosse sottili o sotterfugi, li dota di una falce e gli fa sfogare, Nagash gli fa sfogare sul campo di battaglia tutta questa frustrazione. Tutte le loro tattiche e le loro bugie sono sostituiti da una frenesia incontrollata che essi stessi non controllano, esattamente come succede ai Bladegeist Revenant, che scusate, in italiano sono stati tradotti come redivivi della spada. Questi sono anche per Nagash, diciamo che questa qui è proprio, concedetemi il termine, una carognata, quello che Nagash ha fatto alle anime dei redivivi della spada, dei Bladegeist. Quando si dice che quando qualcuno sia in punto di morte, ma che abbia un flebile accenno di speranza, magari ha un'energia incontrollata che tenta di utilizzare in tutti i modi possibili per poter cercare di salvarsi, oppure come magari i morti annegati o i morti soffocati cerchino di utilizzare la forza residua negli spasmi mortuari prima che la vita lasci il proprio corpo per cercare di dimenarsi e di avere salva la vita. Quando Nagash incontra una situazione del genere, preleva l'anima dell'essere vivente nel momento in cui sta avendo questi spasmi di forza, quindi ce la sta provando, ce la sta mettendo tutta per cercare di ribaltare la propria situazione, e prende l'anima con questo sentimento e lo riplasma nei redivivi della spada. I redivivi della spada sono consapevoli del loro essere, ma il problema è che rivivono in eterno quei momenti, quei secondi che sembrano durare in eternità, in cui erano un passo dalla morte e facevano di tutto per riuscire a sopravvivere, per riuscire a sfuggire all'abbraccio
di Nagash. È proprio per questo che, senza anche magari senza rendersene conto, anzi convinti di brandire dei pezzi di legno, di brandire delle pietre per cercare di salvarsi, in realtà si sono armati di spada e utilizzano la frenesia di questa furia pre-mortem per seminare il massacro sui campi di battaglia. Stessa punizione terrificante vivono le Dreadshite Harridans, o in italiano chiamate Megere Falcianti. In vita queste erano delle persone che avevano fatto di tutto, avevano fatto della loro vita della missione della loro vita, quella di aiutare il prossimo. Erano guaritrice, erano sorelle di Sigmar, erano benefattrici per la società. Nagash ne prende perché è disgustato da questa loro ostentazione di potere, da questa loro volontà di salvare le persone e quindi di impedire che le anime arrivassero nell'oltretomba di Shaish. Questa è una cosa che Nagash non sopporta, quindi prende le anime di queste benefattrici, le trasforma in degli spettri armati di falci al posto delle mani, dove quindi prima magari avevano le mani per brandire strumenti di cura, hanno delle falci e una frenesia che le porta a, senza potersi fermare, a sfogare e a trucidare, a falcidare come il grano i nemici del Gran Necromante. La vera sofferenza è che la consapevolezza esatta di ciò che erano in vita è costantemente presente all'interno della mente delle Dreadshite Harridans. Quindi con orrore loro vedono che ogni volta che magari tentano di salvare qualcuno, in realtà hanno le mani a forma di falce e non fanno altro che uccidere e uccidere e uccidere, provando orrore e disgusto per loro stesse. Le Mirnbor Banshee sono un altro tipo di Banshee che nasce dalle streghe, da quelle studiose della magia che in vita erano letteralmente dipendenti e del potere della magia. Nagash trasforma questa fame figurativa per il potere magico in una fame letterale. Le Mirnbor Banshee vagano per i campi di battaglia assorbendo e bramando le energie degli incantesimi. Quando un mago tenta di sconfiggerle con l'incantesimo più potente che possa avere, le Mirnbor Banshees invece ridacchiano, sollevano il velo e si preparano ad assorbire, pur subendo dei danni, quanto più potere magico possibile per avere ancora più forza e vendicarsi di coloro che hanno ancora la possibilità di utilizzare il potere magico, possibilità che a loro è stata tolta, lasciando solo una brama famelica per il potere generato da maghi e stregoni. Curdos Valentian non è solo seguito in battaglia dagli spiriti dei suoi fratelli che lo scherniscono in continuazione, ma anche da una parte del suo esercito personale in vita. La guardia del trono del Codardo era un reggimento che in vita, quando Curdos Valentian era in vita, era formata dai tiratori scelti, tiratori con la mira migliore che venivano riuniti in un unico e letale reggimento senza distinzioni di natali. Contadini combattevano al fianco di nobili purché avessero una mira eccezionale, e Curdos Valentian li utilizzava in vita per uccidere i propri nemici da distanza senza dover nemmeno faticare di far scendere in campo il proprio esercito. Nella morte sono costretti dalla maledizione di Nagash a servire il proprio padrone, ma come gli araldi scherniscono Curdos, le guardie del trono del Codardo si prendono gioco del re che, come vi ho detto prima, ha l'unico sfogo della sua frustrazione è quello di schiacciare i nemici con il proprio scettro. Per vendicarsi, che cosa fanno le guardie della
del trono del codardo utilizzano le proprie balestre per uccidere i nemici qualche secondo prima, qualche minuto prima che Kurtos possa farli fuori col suo scettro, ampliando così la frustrazione del re codardo. L'ultimo spettro, l'ultima unità famosissima, penso che sia uno dei modelli più belli che GW abbia mai fatto, delle schiere dei Night Hound, è la carrozza nera. Anche questa, un modello che adesso è un modello spettacolare, che viene un po' dal background del vecchio mondo. La carrozza nera è un'apparizione spettrale maggiore, un'apparizione che la sola vista fa gelare di terrore, fa gelare il sangue nei comuni. È guidata da uno spettro che decide in autonomia quando renderla incorporea e quando renderla fisica per poter schiacciare le ossa dei propri avversari in una carica inarrestabile. La carrozza nera è un ricettacolo di energie di Shaish e diventa sempre più potente man mano che assorbe anime ed energie del vento della morte. Come in vera processione funebre, all'interno della carrozza nera c'è una tomba, un sarcofago, con all'interno i resti di un grande personaggio, un grande usufruitore della magia di Shaish, sia esso un sommo necromante o un vampiro. Anche solo le ceneri di un essere così potente possono essere messe all'interno della bara che riposa dentro una carrozza nera e pian piano riacquistare forma fino a resuscitare. Il compito quindi della carrozza nera è quella di girare sui campi di battaglia e di diventare sempre più carica di energie da trasferire all'ospite della bara per poter dargli la possibilità di resuscitare in piene forze e di tornare a combattere per il sommo necromante. Con la carrozza nera, il nostro excursus nelle storie e nelle nozioni dietro alle unità dell'esercito di Night Hound giunge al termine. Come sempre, io vi ringrazio sempre per la passione che ci mettete nel seguire la mia rubrica, nel seguire il nostro canale, per supportarci. Perciò a chi già ci supporta io dico grazie, a chi ha degli amici che ancora non seguono il nostro canale, li invito a far conoscere i nostri video, a farli iscrivere al canale e a farli cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sui nostri video e a mettere mi piace ai video della guida. Con questo vi annuncio già che, salvo sfighe, il prossimo video sarà il secondo video sui mercenari. Dopodiché vi prego, fatemi sapere nei commenti di voi che vedete questo video il prossimo argomento di Age of Sigmar, tra una scelta per me infelice. Finalmente voglio parlarvi un po' di Elf, quindi fatemi sapere, dopo il video dei mercenari, quale armata di Elf vi piacerebbe che io trattassi nei miei video, a scelta tra Lumineth Realm Lords, Sylvaneth, Idoneth Deepkin e Daughters of Cain. Fatemelo sapere nei commenti. Dal vostro capitano Giacomo Uncino è tutto e alla prossima.